cos'è questo? È una banconota 10.000 franchi, diciamo delle colonie, franco SFA. Se non affrontiamo il tema della sovranità monetaria in Africa, qua non se ne esce più. Attualmente la Francia, vicino Lione, stampa la moneta utilizzata in 14 paesi africani, tutti i paesi africani diciamo, della zona subsahariana, i quali non soltanto appunto hanno una moneta stampata dalla Francia, ma per mantenere il tasso fisso, prima con il franco francese, oggi con l'euro, sono costretti a versare circa il 50% dei loro denari in un conto corrente gestito dal tesoro francese, con il quale ci paga una cifra irrisoria fazio del debito pubblico francese, pari circa allo 0,5%, ma soprattutto la Francia, attraverso questo controllo geopolitico di quell'area dove vivono 200 milioni di persone che utilizzano una banconota e monete stampate in Francia, gestisce la sovranità di questi paesi impedendo la loro legittima indipendenza, sovranità monetaria, fiscale, valutaria, la possibilità di fare politiche espansive, fino a quando non si strapperà questo che è una banconota, ma in realtà è una facsimile, una manetta nei confronti dei popoli africani. Noi qua possiamo parlare ore di porti aperti, porti chiusi, ma continueranno a scappare le persone, a morire in mare, a trovarsi altre rotte, a provare a venire in Europa. E per me, lo dico e l'ho detto anche al Movimento, oggi è necessario per la prima volta occuparsi delle cause, perché se ci si occupa esclusivamente degli effetti si è nemici dell'Africa. Questa è la mia opinione. Però questa storia veloce. Noi ci siamo fatti fare le elezioni da Emmanuel Macron, che ha detto a un certo punto che eravamo vomitevoli, cinici, perché chiudevamo i nostri porti. Perfetto. Questo si chiama franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. E io voglio andare in Europa a parlare di questo. Se gli italiani ci danno un po' d'aiuto, il 26 maggio ci mandano in Europa, io voglio dire basta a questo.